Ma diciamo, io ho vissuto anche la scorsa legislatura in cui secondo me c'era una distanza maggiore tra il Consiglio e la Giunta. Questo un po' complice il fatto che Fontana è stato anche Presidente del Consiglio, quindi conosce, insomma, è rimasta, insomma, questa parte qui. La possibilità, che è anche una competenza specifica, di fare atti di indirizzo da parte del Consiglio verso la Giunta è stata molto determinante in questa legislatura. Se prendiamo solamente il tema dei 4 miliardi di euro della legge 9, che sono stati per una larga fetta utilizzati sulla base di atti di indirizzo fatti dai consiglieri regionali, è qualcosa secondo me che ha ridato una centralità anche sull'indirizzo politico al Consiglio. Cosa che nella scorsa legislatura secondo me è mancata. Nella scorsa legislatura c'era secondo me una distanza maggiore e come dire, il Consiglio regionale aveva meno possibilità di esercitare l'azione politica di indirizzo. Poteva fare il controllo, la parte legislativa ci mancherebbe, ma sulla parte di indirizzo politico questa legislatura il Consiglio regionale ha dato veramente una grossa mano. L'esempio della legge 9 è l'esempio forse più recente, più incalzante, insomma. E credo che la darà in maniera importante anche rispetto al riordino, aggiustamento della legge sanitaria. Ne sono convinto perché, come dire, è stato capace ed è capace di far sentire la propria voce, soprattutto perché dall'altra parte, come dire, c'è piena consapevolezza e considerazione del ruolo principe, cioè dei consigli regionali nell'essere un po' le sentinelle sul territorio provinciale di appartenenza del sentiment e dei problemi del territorio. E quindi questa cosa viene vista in maniera utile per poter effettivamente cogliere. L'altro tema che secondo me è altrettanto importante è il ruolo delle province lombarde, nel senso che ho avuto la sensazione, l'impressione che quest'anno, questa legislatura sia stata meno milanocentrica rispetto alla scorsa. Anche questo è un dato che rappresenta l'anima territoriale del Consiglio, una maggiore capacità e soprattutto una maggiore disponibilità all'ascolto. Secondo me ha rappresentato una bella pagina. Dopodiché, purtroppo, è una legislatura segnata dalla pandemia e come tale è stata condizionata, insomma. Io sono convinto che, come dire, la riforma, la 23, è nata in un periodo storico particolare, che era il periodo delle aree vaste, il periodo, come dire, delle riforme che guardavano a questi accorpamenti. E questo periodo storico ha portato, come dire, a viaggiare un po' in quella direzione. Ricordate che parlavamo di aree vaste, che poi è saltata per il referendum che è stato bocciato ai cittadini. E in quell'anno, quindi nel 2015, abbiamo fatto degli accorpamenti che andavano seguendo un po' il mood di quel periodo storico, mettendo insieme. E sulla riforma sanitaria, sulla 23, sono state unite molte province lombarde seguendo questo indirizzo che era un pochino nell'aria. L'abbiamo fatto anche su Aler, per dire, non solo su Aneta. Devo dire che a distanza di 5 anni, al netto della pandemia, che insomma è culturalmente sbagliato prendere un anno pandemico come modello per riformare la sanità, ma anche prima della pandemia questi accorpamenti non hanno portato benefici da un punto di vista di prossimità dei servizi sanitari, di vicinanza dei cittadini e degli enti che si occupano di socio sanitario con l'istituzione regionale. Io continuo a pensare che, da un punto di vista di governance, un ritorno alle ATS provinciali, che hanno, come dire, per i confini che tutti conoscono, una facile riconoscibilità e appartenenza da parte dei cittadini, sia un modello che può essere facile e che può essere preso in considerazione. Bisognerà ridare vita ai distretti sanitari. La possibilità di ripensare dei distretti sociosanitari con una quota di riferimento di abitanti vicina ai 100.000 abitanti per distretto possa essere un modello assolutamente oggi sentito e richiesto e che può guardare veramente ad una sanità il più possibile. Ecco, poi deve essere assolutamente riconoscibile il distretto da parte dei cittadini, non deve essere, come dire, un distretto sulla carta, deve essere un distretto riconoscibile con, come dire, dei presidi sociosanitari in grado di fare da filtro tra il territorio
e l'ospedale. Un percorso che risolve una delle lacune che sono emerse in maniera più forti di un rafforzamento della medicina territoriale.